sono ospitate all'interno di questo antichissimo palazzo nascono dall'idea della solidarietà, dell'accoglienza e della, perché no, della convivialità. Sono delle installazioni di presepi non chiamiamoli di tipo tradizionale, ma sono preferiamo fare il riferimento all'esperienza dell'essenza del presepe, di questa famiglia che cerca ospitalità e che ha difficoltà. Noi abbiamo voluto riprendere questo concetto con questa frase che è tipica della cultura lercarese: non c'è luogo nel Lucanna, il divino è una, cioè voglio dire, non c'è né un luogo né un posto dove accogliermi. Andate in un altro posto che appartiene alla nostra, ai nostri riti di San Giuseppe. Noi lo abbiamo fatto nostro e lo abbiamo fatto questa trasposizione portandola ai riti del Natale. I nostri bambinelli, come vedete, sono presi dal quotidiano. Vogliamo soffermarci un momentino su quello che può essere il tema degli immigrati, il tema che era già nostro, che era dell'emigrazione, della sofferenza, il tema di tutte le gabbie mentali che ci costruiamo quando veniamo a contatto con un nuovo, con il nuovo, con il diverso. Quasi istintivamente siamo portati al rifiuto, siamo portati a contrastare. Su questo tema l'installazione del presepe messicano con questi personaggi posizionati davanti a un muro che vuole simboleggiare la facilità con cui in questo periodo siamo portati a costruire muri, mentre in realtà dovremmo costruire proprio come più ponti per accogliere l'altro, chi viene da altre esperienze, chi fugge dalla guerra, dalla disperazione dalla fame. Noi ci abbiamo pensato un Natale dove ci riusciamo a riconoscerci nei bambini che sperano di trovare nel nostro mondo un'accoglienza, ma che in realtà rimangono inermi sulle nostre spiagge, ai bambini che vengono avvolti nelle coperte termiche e che sperano in braccia che possano salvarli, e non sempre è così. Vogliamo contrastare fortemente chi crede che l'altro sia il male assoluto. Noi crediamo in un Natale dove l'accoglienza sia uno dei fattori fondamentali per il nostro vivere civile.